Radio Radicale, siamo col senatore Davide Faraone, capogruppo a Montecitorio di Italia Viva, per parlare del voto di oggi della Giunta dell'Immunità del Senato sul caso Open. Allora, la Giunta, accogliendo la relazione del senatore Durvalder, contraria all'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni delle mail e dei WhatsApp di Renzo, Renzi ha negato l'autorizzazione all'utilizzo. Allora, come giudica questo voto e soprattutto hanno votato quasi tutti sì, tranne il Movimento 5 Stelle? Che è totalmente fuori legge, nel senso che la Giunta si è pronunciata in conformità alla legge, così come l'ha fatto la Corte Costituzionale, così come l'hanno fatto in tutti i gradi di giudizio tutti coloro che sono stati coinvolti al di là delle procure, che hanno dimostrato un accanimento giudiziario nei confronti di Renzi. Questa vicenda è una vicenda che purtroppo finirà nei libri di storia, ma che ha fatto un danno nel presente enorme a un leader e a un gruppo dirigente che aveva costruito e ha costruito sulla credibilità la propria fortuna. L'idea che vengano utilizzati dossier costruiti ad hoc, che vengano taroccate le intercettazioni e che ci sia un utilizzo di strumenti che dovrebbero essere utilizzati soltanto in virtù di un'indagine o autorizzate in maniera distorta e così compromettente per chi lo ha fatto, credo che dimostri che noi rischiamo una democrazia sudamericana, più che democrazia, una roba che non c'entra nulla con la democrazia, più con l'autocrazia, direi. Quindi credo che tutta questa vicenda, più i dossier che sono emersi ora, dimostrano che c'è un sistema inquietante che condiziona la democrazia del nostro paese. Senta, vuole dire qualcosa sull'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che ha votato senza esitare a favore dell'utilizzo delle mail e delle intercettazioni di Renzi, e che quando si è trattato di farlo per altri esponenti politici come Salvini fecero addirittura la votazione online? Ha già detto tutto lei con la domanda. Vabbè, io ricordavo ho solo ricordato l'episodio. Però l'episodio è abbastanza... Le considerazioni politiche le farà lei, se vuole. L'episodio è abbastanza emblematico. Dopodiché, se posso dire, il Movimento 5 Stelle è dentro questo sistema. È il movimento che ha candidato i procuratori e che ce l'ha mandato in Parlamento. Quelli del sistema Colabrodo, come ha detto Cantone, non io, ma l'ha detto Cantone. E il movimento che è in combutta col Fatto Quotidiano, per cui che votassero a favore sinceramente mi pareva veramente strano. E questo legame perverso fra certa politica, certa magistratura, certe forze dell'ordine, per fortuna minoranza, e certa carta stampata che va debellato. Io spero che il ministro Nordio faccia finalmente quello che aveva detto e avrebbe fatto, e invece si è fatto insabbiare pure la commissione dalla Premier Meloni. L'ultima cosa che le volevo chiedere è questo: qualche giorno fa c'è stata l'assoluzione proprio del padre di Renzi sul caso Consip, sul procedimento che riguarda il caso Consip. Allora, lei ha visto sui giornali che qualcuno si è rivolto alla famiglia di Renzi per chiedergli scusa? Perché io ricordo il battage mediatico che ci fu quando arrivarono le prime accuse nei confronti del papà di Renzi. Pagina 16, pagina 18, fra la cultura e lo sport è stata relegata la notizia, nei telegiornali in alcuni addirittura non è neanche stata data, mentre allora era l'apertura di tutti i giornali, di tutti i telegiornali per più giornate. Questo è un sistema scandaloso, e poi quando uno lo vuole modificare parlano di legge bavaglio. Noi vorremmo semplicemente che quando accadono cose di questo genere si abbia la stessa rilevanza fra quello che è accaduto quando è stata avviata l'indagine, il clamore, e quando anche si chiude in maniera positiva. Così come devo dire, da un punto di vista degli interventi della politica, sono molto deluso. Non un messaggio della Meloni, stiamo parlando del papà di un leader politico presente in Parlamento, sarebbe stato corretto. Non un messaggio da Salvini, non un messaggio dalla Schlein, non parliamo di Conte perché non ce l'aspettavamo. Per cui molto molto delusi per come, nonostante l'accanimento giudiziario palese e illegale che c'è stato sulla vicenda Renzi, nessuno ha detto una parola. E quindi mi lasci dire che c'è tanta amarezza.
Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il Presidente dei Deputati di Italia Viva Montecitorio, Davide Faraone. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.